Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo unboxing Pokémon qui sul canale con Lucrezia. Ciao ragazzi! Oggi finalmente ci andiamo ad aprire con un leggero ritardo, però raga sto cercando di organizzarmi con le programmazioni, quindi datemi un attimo di tempo. Allora, ci andiamo ad aprire un bel box di Dark Fantasma. Allora, tu non sai che da adesso i box, questi piccolini in giapponese, non hanno più 10 bustine come un tempo, come una volta, ma ne hanno ben 20. Quindi ce ne andiamo ad aprire 10 a testa. Mi raccomando ragazzi, prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale. Ci mettete veramente un secondino, ci date tutto il vostro supporto. E mi raccomando lasciate anche un like, così mi fate capire comunque che gli unboxing vi piacciono. Allora, ti ho fatto vedere la lista delle carte e non sei rimasta granché colpita. Ma se non per quei due Pikachu, l'olografico dovrebbe essere holo, quello lì, normale, e la CHR. Non ci sono carte bellissime. La CHR è veramente bella. E quella con il Pikachu che dorme con l'allenatrice. Ah, quella sì, quella mi piace. Io ovviamente spero. Costo cacchio dei Gengar. E punto, ovviamente. Hai due Gengar. Non mi piace. A me sì. Allora, come le dividiamo le bustine? Non le mischio io. Allora le mischio io questa volta. Facciamo una volta per uno. Mischiale almeno tu. Allora, mi ha detto di spaccare come i mazzi di E adesso come le divido? Le prime 10 a me? Sì, come vuoi. Allora facciamo alla mano. Almeno so se mischiano pure mentre le facciamo. Inizio io. L'altra volta mi sembra che hai iniziato tu. Nella sfida, quella lì di lucentezza. Sì, mi sembra di sì. Ma te l'ho detto che nel primo video. Aspetta, vediamo la dritta. Ok. Il trick. Oddio, c'è il trick? Non lo so. Proviamo a farlo. Non lo so però se c'è. Ecco. Questa qui credo sia la reverse. Quindi mi sa che non c'è. Comunque adesso controlliamo. Allora, Clefairy. Ti stavo dicendo, non so se te l'ho detto, ma nel primo video. Ok. Sì, non, il trick non c'è. Comunque Zoroark Holo, ovviamente dello Zoroark c'è anche il Gold. E stavo dicendo, nel primo video di Yu-Gi-Oh! Ho tagliato una carta. Bravo, poi dici a me, Tagliando l'ultimo pacchetto e poi ovviamente anche, giustamente, l'avevo già controllato poi subito a fine video. Ma i ragazzi... Oh! Subito V-Star, bella. E oh, pure CHR! Cavolo! Porca troia! Le CHR dovrebbero essere, se non sbaglio, solamente 2/3, però abbiamo già trovato Parasect, il che ci leva la possibilità di trovare Pikachu e Gengar CHR. No. Speriamo. Vabbè, dai, bene. Non è detto. Non è detto. Allora, prendiamo le sleeve, prendiamo quelle più soft. Comunque stavo vedendo, ma quella statuina è nuova, quella lì dietro. Sì, è la statuina, quella di Arceus, della collezione che dovrebbe essere... Dovrebbe essere uscito venerdì. Che bello, bellissima. Bella, sì. Allora, sì, vabbè, intanto statuina non statuina, qua già hai fatto 3 punti. Sì, zitta, io ti sto praticamente... Distraendo. Iniziamo bene. Non iniziamo male, molto male. Allora, abbiamo detto che il trick non c'è. Speriamo. Io mi sto avvicinando al mio Gengar, Qui abbiamo Hunter. Lo sto buildando piano piano. Sudowoodo. Questa cassetta non so cosa sia. Questo è Dustox, una roba del genere. Ma lo sapevo. Pacchettino di Hunter, eccolo qui, il mio piccolo Gengarolo. Come l'hai lanciata quell'altra via, tipo. Dovevo trovarlo io, non c'era niente da fare. Ma è proprio brutto. No, è proprio bello. Boh. Ok. Questo mi prende un punto, Un punto? Gengar vale un punto. Ma che se non è che tu fai punti qua sì, con sì, me? Sì, sì, tanto il video lo edito io, quindi. Cioè, guarda come se l'ha approfitta. Vabbè, comunque abbiamo le prove di quello che stai dicendo. Sì, sì, ma tanto è un punto. Il Gengar è un punto. Va bene, ok. Non lo ricordo. Vai. Quello dovrebbe essere Silcoon. Questo è Zoro. Oh, Pikachu, quello che volevi trovare? L'hai saltato? Ah, questo? Sì, l'hai saltato, neanche l'hai visto. Ah, pensavo fosse brillante. No, no, è normale. E dietro c'è anche il Raichu. Hai trovato Pikachu e Raichu. Questo è bellino. E abbiamo... Oddio, questo era Butterfree, una roba del genere. Hai trovato un altro Zoro. Che figo, guarda. Reverse. Figo. Sì, guarda. Sono tutte così le reverse. Allora, che pacchetto stiamo? Forse il terzo. Il terzo. Terzo, sì, il terzo per me. Allora, questo dovrebbe essere non mi ricordo. Questo forse Cascun. Questo è il robo di Arceus.
Questa è l'evoluzione, vediamo ancora niente di niente. E niente CHR. Ok, quindi non c'era il trick perché all'ultimo posto ovviamente c'era la CHR, non ci avevo pensato. Occhio, madonna, che quando ho tagliato l'ultima... No, guarda che prima di tagliarle lo sento dove sta. Io da quando ho tagliato quella carta di Yu-Gi-Oh! Adesso... Allora, Growlithe, Gastly, Ambipom. Che carina. Va bene, un'altra CHR trovata. Bella, no, questa però stavo pure trovando era tutte carina, le più brutte. Sì, era carina, però non... così non possiamo trovare Pikachu e Gengar. Vabbè, dai. Ci accontentiamo. Ricordiamo che sono 6 le CHR. Tanto però Snorlax è bello, Ah, è bello. Bella, infatti bella. Questo pure era... Ma erano tutte belle perché c'erano Pikachu, Gengar, c'erano c'era l'Arcanine di Isui. Però diciamo che hanno fatto ricordo. Set più belli. Sì, diciamo non è un set proprio stupendo, ecco. Difatti molte persone non l'hanno neanche comprato. Però comunque un box da spacchettare. Vabbè, sì, è anche carino, provare. Dai. E vuota. Ma che belline che sono quelle comunque. Stiamo già riempendo un botto di carte. Vai, allora. Credo ci sia qualcosa. Ah, mannaggia te, mannaggia. Allora, un'altra Vistar, Gudra. Questa è figa. Sì, il Pokémon è anche se non si vede più. Metto lo sticker per non dirlo. È Gudra. Però è carina. Sì, dovrebbe essere. Ah, sì, stavo dicendo, dovrebbe essere tipo un drago, è tipo drago la carta, sì, quindi sì. Non è che. Cioè, è bello che intorno al cioè, bianco. Ma no, non so se stiamo vedendo. Ormai non serve neanche più dirlo. Cioè, non so se stiamo vedendo. Guarda, adesso a me esce una V. Guarda, o mi esce Enamorus V. No, che è un Pokémon che odio. Spero che trovi un altro Gengar. Allora, Weedle. No, Gengar Holo mi sa che se ne può trovare solo uno. Cioè, delle Holo non trovi mai una Holo doppia, mi sa. Mm. Credo, vorrei di bagianate. Cioè, che ti ho detto? Che ti ho detto? Le conosco troppo ormai le carte. Vogliamo iniziare a prendere a dividercele, visto che siamo gli ultimi pacchetti. No, cioè, gli ultimi, oddio. Ancora non manca. Comunque, prediction in diretta, perciò sì, non hai ho le prove. Te le mandi da solo, secondo me. Allora, Zorua, un altro Raichu. Mi sa che c'è qualcosina, vai piano. La shiny. Cioè abbiamo trovato pure la shiny più brutta. C'era Steelix e c'era Gardevoir. Abbiamo trovato il questo manco... vabbè però Sneasler. Questa quanti ne vuoi? Quanti punti vuoi? Uno? Due, tre. Buonasera. No, uno perché uno? Perché l'Itran shiny che mai trovato in lucentezza siderale ha un fatto vale uno. Perfetto, allora facciamo così. Ho un altro Gastly, Parasect, Machop, però ti ricordo che c'è... Oh, Machok. C'è. Allora. No, che figo. L'hanno fatto apposta. Non lo so. Ma che spettacolo. Secondo me l'hanno fatto apposta. Può essere, lo sai, perché... Oh, cioè, non so quante probabilità c'erano di trovarle così, se in caso non fosse apposta. Allora, Bronzong, piano che c'è qualcosina, vai piano, 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 fuori serie. Cioè, vabbè, e fai schifo, veramente. Sì, questa pure che l'avevo vista e mi piaceva. Questa è bella, sì, questo è Zoroark. Sì, cioè, dai, ma non è possibile. Oh, ma come l'avevo mischiato sti pacchetti oggi? L'ho trovato, non ci cioè, hai fatto altri 4 punti. Vabbè, non... aspetta, sì, editing, che... ho tolto i punti. Come? Sì, perché non c'ha senso segnarti i punti. Te la do vinta a tavolino. Ah. Mi ritiro dalla gara e almeno spacchettiamo pensa in compagnia. Proprio addio dignità. Sì, sì, perché c'è 11 a 1. Ho tolto i punti, raga, non me ne vogliate, però è anche una cosa di dignità personale. No, contentissimo, madonna, ho mai trovato il Pikachu, una delle bello. Due che volevamo. Comunque, ecco, mi piaceva bello. Tra questi qua che abbiamo trovato, cioè abbiamo trovato proprio quelli che mi piacevano, perché mi piaceva il Pikachu, Snorlax e anche questa qua rosa mi piaceva. Quindi allora, bello. Quindi adesso hai sbustato pure la fuoriserie e io sbusto la V. Ale, tranquilla, ci penso io alla immondizia. Ok, vediamo okay, cosa ci aspetta questo pacchettino. Ne mancano 6. In teoria non dovrebbe durare tanto questo video. Stiamo pure cercando di andare abbastanza spediti. Allora, bello Arcanine, guardate che... Oh, Arcanine sì. È... Allora dai, lo fanno apposta. È bello, questo figo. È bello. Molto. Mi piace, sì.
Allora, ragazzuoli, mentre apro il pacchettino, vi ricordo il codice sconto GAB15 su tutto il carrello, ovviamente, su Stark Grading. Avevo detto pure nello scorso video, lo ripeto, hanno attivato un nuovo servizio che vi gradano le carte. C'è qualcosa, mi sa. Vi gradano le carte. Ovviamente scegliete il tipo di gradazione e poi, se volete, potete farvele vendere direttamente da loro sul loro sito. Ovviamente previa commissione, c'era una V. Sempre il solito Gudra. C'è anche, ecco chi mancava, Spiritomb CHR, pure quella è bella. E stavo dicendo, quindi c'è questo nuovo servizio che addirittura vi vendono le carte che mandate a gradare. Se, lo potete scegliere nel, come opzione di acquisto. Quando state per acquistare la gradazione, c'è la mettete la spunta su vendi carta. Bello Snorlax. E poi c'è Mizdru. Che bello Snorlax. E ve le vendono. E poi avete il codice sconto GAP3 per il 3% di sconto, sempre su tutto il carrello, invece su The Poké Hunter Store. Mi raccomando, fateci un salto anche lì. Allora, pronta? Comunque tu intanto stai facendo la collezione delle V, non per mettere zizzane. Sì, no, però. No, un altro Pikachu, Golbat, Mr. Mime, un'altra V. Vabbè, però tu avevi detto che questa ti piaceva, eh? Sì, la tieni. Sì, sì. No, sai, mi piace più così Voltorb, che perché sembra una palla da Buni, poi c'ha l'effetto legno. Cioè, comunque ho trovato 4V e tu non ne hai trovata neanche una. Vedi che è il destino, pure mo che l'ho mischiata io, che abbiamo fatto. Cioè, ma davvero, mano. Poi una, cioè, manco io ho fatto le prime 10, io le altre, cioè proprio una dopo l'altra e hai sempre trovato roba più figa. Però sono contento, dai, perché bello Crobat. Di questi mi sa che c'erano anche Full Art e Hyper, lo sai? Sì. Adesso una gold. Oh, ultime due. Sì, sarebbe... Una bella gold. Visto che sono gli ultimi due pacchetti. Sarebbe... Magari te rifai con la gold. Che ne sai? Va bene, dovrei trovare 4 per recuperarti, però... No, però, per dignità, insomma. Perché Pokémon Gold mi sa che c'è solamente lo Zoroark. E poi ci sono due trainer, due magari oggetti. Vai. Ma quando mai? Basque Legion Pikachu Reverse. Prendo un punto anche per quel Pikachu, eh? Ultimo pacchetto. Certo, mo li prende. Sto scherzando. Non sai più dove metterti. Sto scherzando, non ti alterare. Allora, Machop. Comunque non c'è niente, eh? Non c'è niente? No. Hai iniziato ad affinare l'occhio anche tu? Bello, mazza come l'hai affinato sto occhio. No, ho visto quello dietro. Aspetta, stai in super ombra. E Enamorus, pure questo hai detto che ti piaceva. No. Me sta sui maroni sto Pokémon, non lo so. Ho visto i cuoricini, ho detto, però non è che mi comunque piace. Per chiudere in bellezza, cioè potevi finire con un pacchetto Oto. No, ma no, ovviamente. Cioè, noi non ci facciamo mancare i niente, punti, facciamo le cose serie, guardate qua. I ecco, punti non li contiamo. Guarda qui la differenza, tu tutte V e qua la qualità. Esatto. Raffinatezza. Raffinatezza. Ragazzuoli, le mie non ve le faccio neanche vedere, a parte il mio amato Gengar, che non si è fatto vedere in forma CHR, ma... Cioè, non mi ha deluso, presente. È apparso a me, presente. E poi ovviamente ci sono le CHR, la fuoriserie, la shiny, qualche V-Star, dai, qualcosina è uscito, su, sì, non sì. Male, non ci possiamo lamentare. 20 buste, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dai, buono, non male. Ragazzuoli, noi ovviamente vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto, speriamo che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo unboxing, ciao ragazzi! Ciao!